Sono trascorsi alcuni giorni dal triste episodio che mi ha visto, ahimè, protagonista passivo, ossia il fatto che il 22 ottobre mi è stato impedito l'accesso alla direzione di ArcelorMittal per la presentazione del centro di ricerca e sviluppo di ArcelorMittal. Un episodio davvero triste. Impedire ad un giornalista libero, ad un uomo libero quale io sono, di ascoltare, di far parte, di prendere parte a questa presentazione. Non che la presentazione mi interessasse, perché so benissimo le favole che ArcelorMittal racconta, ma volevo comprendere fino a che punto le chiacchiere, la fantasia, la falsità e l'inganno potessero arrivare. Io sono un giornalista regolarmente iscritto all'albo, iscritto all'ordine dei giornalisti con tessera numero 10, 21, 86 per la precisione. Tenermi fuori come un appestato, come un terrorista dell'ISIS e con gli addetti alla security che facevano muro è stata una cosa davvero schifosa, passatemi l'espressione, una volontà certamente di ArcelorMittal, ma in concreto dell'impresa di comunicazione della società di comunicazione Ad Hoc Communication diretta da Marina Beccantini. Beh, è molto chiaro, non mi hanno voluto, non mi hanno fatto entrare perché sono scomodo. Loro hanno fatto questo ragionamento. È un'area privata, la direzione di ArcelorMittal è casa nostra e in casa nostra noi invitiamo chi vogliamo. Strano però che tutti i giornalisti di Taranto sono entrati, dico tutti, solo al sottoscritto è stato impedito l'accesso. Beh, è chiaro, io sono quello che si è messo contro il patron Riva, quello che è stato oggetto delle risate di Vendola nella famosa intercettazione. Sono quello che ha criticato e critica e continuerà a criticare ArcelorMittal che produce a Taranto inquinamento. E produrre inquinamento a Taranto significa produrre tumori e produrre morte. ArcelorMittal ha uno stabilimento che sta crollando a pezzi e quindi produce incidenti e produce morti, come puntualmente accade. Beh, era ovvio che mi tenessero fuori. Ma dov'è la vostra etica? Dov'è il vostro senso della democrazia? Signori di Ad Hoc Communication e signori di ArcelorMittal. Ma ripeto, era scontato che ArcelorMittal non mi volesse, ci mancherebbe altro, però hanno dimostrato ancora una volta il loro senso, l'assenza assoluta di democrazia nei loro comportamenti. La cosa però che più mi ha ferito davvero è vedere quelli che avrebbero potuto e dovuto difendermi, che non lo hanno fatto. Mi riferisco innanzitutto alle associazioni ambientaliste. Io ho sempre difeso, portato avanti e dato spazio a tutte le associazioni ambientaliste, perché siamo tutti uguali, a prescindere dal fatto che poi ci possono essere più associazioni con diverse, differenti sfumature l'una dall'altra. Ma evidentemente la realtà è molto semplice. Le associazioni ambientaliste a Taranto, come tanto mondo dell'associazionismo, è un mondo chiuso, è un mondo che pensa al proprio ego, che si serve dell'ambiente, delle battaglie per l'ambiente per appagare il proprio ego. Il fine primario è quello di appunto apparire, di fare le prime donne. Poi il discorso ambientale, come dire, va in secondo piano rispetto a questa smania di protagonismo. Subentra in loro l'invidia. Avrebbero dovuto spendere una parola nei miei confronti. Le associazioni ambientaliste, quasi tutte, non lo hanno fatto. Ma io vado avanti, non c'è nessun problema. E l'altra cosa che mi ha ferito è che ho visto entrare forse 30-40 giornalisti, non ricordo neanche il numero. Di queste persone che sono entrate, di tutte queste persone, o quasi tutte, da quasi tutte le persone,
da quasi tutti i giornalisti entrati, non ho avuto una parola di solidarietà. Beh, si sa, si può anche comprendere, purtroppo, perché ci sono varie realtà, varie testate, che ovviamente hanno rapporti commerciali con ArcelorMittal. E il giornalista, pur essendo per carità libero nella propria, nel proprio modo di pensare, nel proprio modo di essere, è al giornalista, per il giornalista può essere pericoloso sposare ed appoggiare la causa del sottoscritto, la causa di Luigi Abbate. E legarsi a me, che sono un personaggio scomodo, può essere pericoloso per chi vuole avere il culo sul velluto sempre. Io sono un giornalista di strada, di battaglia. E ripeto, questo fatto che i miei colleghi, la maggior parte dei miei colleghi, quasi tutti i miei colleghi, non mi hanno dato una parola di solidarietà, mi amareggia. Ma io me ne frego, guardo avanti. Guardo avanti perché sono stato invece sommerso da attestati di stima, di affetto dell'uomo comune, dell'uomo della strada, della persona, del vecchietto, della mamma, del ragazzo che ti ferma e vedi nei suoi occhi il sogno di una Taranto senza Ilva, senza ArcelorMittal, senza i veleni che ci uccidono. È stato bellissimo vedere la mia bacheca sommersa, bacheca di Facebook, sommersa dalle attestazioni di stima, dal dire Luigi vai avanti, dai commenti positivi, dal dire Luigi tu sei scomodo perché non sei come gli altri. Vi ringrazio di cuore e ringrazio soprattutto gli ammalati di cancro, i familiari di gente che è morta per il cancro e che mi è stata davvero vicina in questi momenti di amarezza, perché mi sono sentito solo, tenuto fuori, ripeto, come un appestato. Vedere l'altro giorno i figli di una signora ammalata di cancro che mi hanno abbracciato, io neanche li conoscevo, e mi hanno detto grazie per quello che stai facendo. Beh, credetemi, mi ha fatto scendere le lacrime, non voglio fare sensazionalismo, non volevo neanche dirlo, però vedere questa gente che crede in te ti aiuta ad andare avanti. E allora questa voglia di combattere cancella quelle sofferenze che gli sgarbi, che gli ambientalisti, o a questo punto dovrei usare l'espressione, coloro i quali sono pseudo ambientalisti, mi hanno fatto, insieme alla maggior parte dei giornalisti. Ecco, questi schiaffi che ho ricevuto da ambientalisti e colleghi giornalisti, alla fine lasciano il tempo che trovano. Quello che conta è che c'è una parte sana di Taranto che vuole combattere, che ha dimostrato affetto nei miei confronti, che ha dimostrato stima. Beh, siete voi la mia benzina. Una benzina, un carburante che deve farci combattere per il nostro bene, per il bene dei nostri figli, per onorare la memoria di chi non c'è più, ucciso dagli assassini dell'acciaio. Che altro dire? Andiamo avanti. Sto riflettendo perché certamente questa situazione dell'Ilva, di ArcelorMittal, va affrontata. Ho qualche progetto, ho qualche idea, perché le semplici battaglie giornalistiche potrebbero non essere più sufficienti. Lo saranno sempre, ma forse ci vuole qualcosa di più. Ci sto pensando, ci sto lavorando, ci stiamo lavorando e chissà che un bel giorno non ci sia una bella sorpresa. Una cosa è certa, Taranto senza Ilva. La chiamate oggi ArcelorMittal, la chiamate Ilva, la chiamavate prima Italsider, è sempre lo stesso cancro. Grazie a tutti coloro i quali hanno dimostrato bene, affetto. E che dire, indifferenza e sdegno verso certa classe di ambientalisti e di giornalisti, piccoli, 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 omuncoli e donnicciuole, gelosi, invidiosi e presuntuosi.
sapete, io non riesco a nascondere nulla. È quello che c'ho qui nel cuore, ce l'ho qui sulla bocca e sulla lingua. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.